sono alcuni indicatori ambientali, quali i ghiacciai e le piante, che registrano in maniera rapida, in maniera diretta, le modificazioni in atto e soprattutto registrano e hanno registrato nel passato le modificazioni ambientali che hanno interessato sia il nostro paese sia il nostro pianeta. In particolare i ghiacciai sono dei sensibili indicatori che modificano la loro forma, le loro dimensioni nel tempo, reagendo alle mutate condizioni che guidano la loro presenza. In particolare sono particolarmente sensibili alle temperature dei mesi estivi e all'entità delle precipitazioni durante l'inverno. Quindi ogni modifica che incide sulla quantità delle precipitazioni e sulle temperature, soprattutto dei mesi estivi, si riflette in un comportamento dei ghiacciai che aumentano le loro dimensioni o riducono le loro dimensioni in funzione delle mutate nuove condizioni. Quindi è importantissimo, sono delle sentinelle che reagiscono rapidamente alle sollecitazioni esterne e quindi è importante studiare sia direttamente sia indirettamente nella loro evoluzione. I ghiacciai sono anche importanti risorse naturali, nel senso che trattengono una grande quantità d'acqua dolce che viene resa disponibile soprattutto nel nostro paese e soprattutto alimentando i principali corsi d'acqua dell'Italia settentrionale, per esempio, o delle Alpi più in generale, ma i ghiacciai in generale hanno un'importanza notevole a scala globale proprio perché nelle grandi calotte antartica e groenlandese è trattenuta una quantità d'acqua che è rilevante per condizionare sia la circolazione, sia il livello del mare, sia la circolazione delle correnti oceaniche, sia anche la circolazione atmosferica, quindi hanno un'influenza notevole sul clima. Ecco perché è importante occuparsi di studiare questi indicatori a scala continentale, come appunto i ghiacciai dell'Antartide, che in realtà non sono una singola calotta, ma sono un complesso sistema glaciale con diversa dinamica e diverso comportamento. E la risposta che diversi agenti geomorfologici danno a diverse quote, sia in montagna, sia a livello delle aree collinari, sia a livello di pianura, sia a livello del mare, è una necessità oggi che deve essere sviluppata, deve essere integrata e deve essere soprattutto, richiede il lavoro di tanti specialisti, e il corso di laurea in questo senso potrebbe dare un notevole aiuto nella direzione che ormai è una direzione assolutamente segnata nel porre particolare attenzione all'ambiente che ci circonda e agli elementi più delicati di questo ambiente che abbiamo attorno a noi.